Oggi vi presento il libro Il malinteso della vittima di Tamar Pitch, edizioni Gruppo Abele. Il termine sicurezza si è spogliato ormai da parecchi anni delle caratteristiche sociali cui era legato: lavoro, salute, diritti. Oggi ci si sente al sicuro con condizioni che ci proteggono individualmente dal rischio di diventare vittime di comportamenti dannosi. Da qui l'assunto che tutte e tutti siamo vittime potenziali. Quindi i fenomeni sociali complessi vengono governati con il codice penale e di fatto si criminalizza la povertà, la marginalità sociale, l'immigrazione. Ma com'è successo tutto questo? E soprattutto com'è successo che a questa deriva securitaria aderiscano movimenti politici il cui obiettivo è la libertà dallo sfruttamento, dall'oppressione, dalla violenza dei gruppi di cui si fanno portavoce? Perché in particolare questo succede in un movimento come quello femminista, che è rinato in Italia, ma non solo, contro la rappresentanza, ognuna parla per sé, a partire da sé, nel contesto delle spinte anti-autoritarie degli anni 60? Questo libro è Il malinteso della vittima, di Tamar Pitch, edizioni Gruppo Abele.